Enjoy signori, Random qui con voi che vi dà il benvenuto in questa nuova puntata, quindi che aspettiamo? Let's go! Eccoci finalmente tornati ragazzi, anche oggi con un nuovo video. Allora, dobbiamo fare un casino di cose, ma prima di tutto io devo fare dei ringraziamenti, perché mi sono stati chiesti sul canale tramite posto nei commenti. Allora io devo subito salutare Andrea Lena, perché mi ha dato un consiglio per l'ultimo impianto ancora della mob dei farm come miglioramento, e io devo dirgli grazie, perché ha avuto un'ottima idea. Poi invece volevo ringraziare King Super Speed King, proprio qui nel video, lo volevo proprio ringraziare perché è uno dei primissimi iscritti, è sempre attivo, mi dà i consigli appena può, mi chiede, mi fa, e quindi io, queste persone qua è quelle di cui ho bisogno e che mi danno la voglia di continuare, quindi Super Speed King, grazie. Allora, poi iCode Gamer, che è un altro, mi ha dato un consiglio sul Chunk Loader, quello là. Io praticamente mi spiegava, ma te ti prende fino anche la farm, questa qui, dei mob, il Chunk Loader? Allora io le ho risposto che ha ragione, effettivamente devo andare a modificare l'ampiezza del Chunk Loader. Però finché noi siamo qui, Minecraft, non vorrei dire una cagata, però o 3 o 4 chunk, quindi intorno a noi, ce li carica automaticamente. Perciò non c'è bisogno, quello che accade lì accade anche qui dove siamo noi, anche se il Chunk Loader non arriva. Il problema diventa quando noi siamo lontani, se per esempio siamo nel Nether, siamo a fare un'esplorazione, siamo in un altro mondo della Minecraft, siamo in qualunque altro posto, qua non viene caricato praticamente, come il discorso del Nether. Quindi ha ragione, io se vorressi far andare in continuazione quell'impianto lì, se fossi lontano dove ho appena spiegato, non sarebbe caricato tutto. Quindi detto questo, possiamo partire. Allora, l'utente Andrea Lena, il nostro iscritto, mi ha dato un consiglio di fare questi qui, i conveyor belt, che si fanno in questa maniera qui. Allora, a noi ce ne servono un po', ne facciamo uno stack, e dite che cosa serve, io sono andato a vedere. Allora, sapevo che esistevano, però non ci avevo pensato, e lui mi ha detto che è molto meglio dell'acqua, infatti guardate, vi ricordate che qua c'era l'acqua? Adesso l'ho tolta apposta. Proviamo a vedere, entriamo. Ok, e iniziamo a appoggiarle giù. Eccolo lì, è tipo un... però la redstone dà fastidio, vabbè, poi lo sistemiamo. Ah, non lo sapevo che con segnale redstone si spengono, non lo sapevo. Non è un problema, sistemiamo tutto. Mettiamo questa roba qui, aspetta, però conviene farlo subito. Aspetta, tiriamo su. Guardate cosa fanno. Oh, minchia, mi stavo ammazzando. Ok, andiamo a togliere questa roba qui. No! E allora sono proprio rincoglionito, dai. Non c'è niente da fare. Ma cosa cazzo... Vabbè ragazzi, sistemo il problema come solito e ritorno. Ma tra poco. Eccoci tornati ragazzi, finalmente ho sistemato il problema e continuiamo. Allora, dobbiamo prendere questa roba qui, perché questo, il segnale non lo sapevo, il segnale redstone le blocca. Se noi gli mettiamo per esempio una leva che non abbiamo qui, questo segnale redstone li blocca, quindi non, a noi non va bene. Ho dovuto spostare in sul cavo, però sapete bene che quando noi lo andiamo a staccare il cavo, queste partono subito, quindi è un problema. Ok, comunque continuiamo. Ok. Ok, occhio, non andiamo in là che ci ammazzano anche a noi. Ok. Ok, raga, dovrebbe essere a posto, quindi proviamoci. Vediamo cosa succede. Molto molto meglio. Grazie, grazie Andrea Lena. Complimenti, grazie.
Intanto noi abbiamo raggiunto anche il 32esimo livello, ma voglio farvi vedere un'altra cosa. Guardate, intanto arriva tutto giusto, guardate, 15 stack, 41 stack. Ci mancava la legna o le teste? Bah, no, a me non sembra, guardate quante ne abbiamo. Ok, andiamo avanti, questo invece che cos'ha? Tutto a posto? Sì, a posto, sta facendo un casino di lavoro, perfetto. Allora ragazzi, allora, andiamo subito a sistemarci un po' l'inventario, lo facciamo in diretta, tanto non è un problema. E andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Apriamo la chest della magia e vediamo che cosa ho trovato. Ta-da! Allora, Enchant Book, adesso lo facciamo subito un altro. Straw Golem Worker, ragazzi, Straw Golem Worker. E Wood Golem Worker ci servono per fare una cosa troppo super mega galatticamente figa. Quindi, niente, allora... Allora, ragazzi, adesso io devo preparare una cosa che... però la devo fare a telecamere spente perché è una sorpresa, quindi io ritorno subito. A tra poco! Eccoci tornati ragazzi e finalmente questo poi cos'è? Che bug grafico è quella roba lì? Boh, meglio non farsi qua troppe domande. Allora, perfetto, allora andiamo nella chest della magia e abbiamo visto questa roba qui. Quindi allora ragazzi, a noi che cosa serve? Ci serve di fare un altro libro, lo facciamo subito. Forse qui, no, forse qui, sì. Tre fogli, la pelle, l'abbiamo la pelle ragazzi. Guardate quanta ce n'è. E lì è la... Ok. Tre fogli, ormai lo sapete, con la pelle book. Noi andiamo nel... Guardate il livello di esperienza, 33. Ora abbiamo esperienza veramente un casino. Prendiamo il book, lo mettiamo all'interno e boom! Protection 3, perfetto. Allora ragazzi, ma che cosa succede? Che noi possiamo incantare, avendo molte più... Più possibilità di fare esperienza grazie al nostro mob farm. Andiamo nel nostro anvil, prendiamo il libro, lo mettiamo qui, prendiamo quello che vogliamo incantare, ovvero la spada per esempio, e non ci dà la possibilità. Perché? Perché? Perché non va bene sulle spade, le spade non hanno protezione, bisogna mettere per esempio un'armatura. Però nel caso che noi gli vogliamo mettere per esempio Bane of Anthropods, se qualcuno sa che cosa vuol dire me lo dica nei commenti, perché io sinceramente non so cosa sia. Lo si mette dentro e guardate, ci dice che l'incantesimo ci costerà 9 livelli. Però noi in questo caso non possiamo e possiamo prenderci la, vedete, non ce lo dà perché noi ne abbiamo 3. Ci darebbe praticamente la spada inizialmente Disjunction, dopo diventa Disjunction più Bane of Anthropods 4. Quindi io continuerei a fare sempre così, in maniera tale che possiamo avere più facilmente la possibilità di trovare e fare i nostri incantesimi come ci pare e piace. Quindi io direi di prenderci un po' di legna. Abbiamo la legna. No, scherzo. Ci serve un po' di legna, perché io non ce l'ho mai nell'inventario, mi serve sempre. Quindi prendiamo 16 pezzi. Prendiamo 16 pezzi che li mettiamo nella crafting e ci facciamo il nostro bello stack di legna lavorata, perché a noi ci serve la chest, fare una chest. Ok, la mettiamo qui. Ok, e questa è la nostra chest dove gli mettiamo i nostri incantesimi, i nostri libri incantati, quello che ci interessa di che sia incantato. Ok, ora passiamo subito al lavoro. Allora ragazzi, io cosa ho fatto? Mi sono fatto in precedenza questi due golem, sempre con la Towncraft. E si chiamano Wood Golem Worker, quello che mi serve a me, e Straw Golem Worker. Adesso vi voglio far vedere una cosa che è fighissima. Allora ragazzi, io voglio, praticamente il mio obiettivo qual è? Riuscire a fare un'altra mob farm tipo quella, ma di un altro mob. Però cosa succede ragazzi? Che voi sapete benissimo, intanto facciamo andare avanti qui un po', voi sapete benissimo che se noi vogliamo farla di un altro mob, basta andarci a prendere il nostro shard, andiamo a ammazzare un altro con un altro shard, un altro mob, lo si mette nell'anvil, quella macchina dove siamo appena andati a vedere per la spada per incantarla, e cosa succede? Magicamente ci trasforma il tier 5 di quel mob nell'altro. Però in questo caso a me serve che oltre a questo, perché mi interessa che oltre a questo ce ne faccia un altro. Quindi io cosa sto facendo? Voglio praticamente rendere automatico che non devo andare ogni volta, io ogni santa volta qui a tirarmi su
il grano e tutto quanto, e ripiantarmi tutto quanto, io voglio che lo faccia qualcuno per me. Ecco che abbiamo trovato il motivo perché io ho fatto i golem. Quindi allora noi, io direi di chiudere qui e qui, in maniera che non escono. Mettere una chest, per esempio, al centro, tanto più carina da vedere. La mettiamo giù qui, la chest. E cosa succede? Noi adesso andiamo a mettere un Wood Golem Worker. Allora, il Wood Golem Worker è quello più base che c'è di golem. È un golem più basilare di tutti della Towncraft, senza upgrade, senza niente. E lui lo devi assegnare a un inventario, ovvero tipo una chest. Quindi noi andiamo col tasto destro. Boom, eccolo lì, noi gli abbiamo messo giù il golem che ci guarda, ciao, ciao, lo chiamiamo Arturo, vi piace? Vi piace il nome Arturo? Se non vi piace ditemelo nei commenti, ciao Arturo, perfetto. E poi abbiamo lo Straw Golem Worker, però Upgrade Smart si chiama, guardate che cosa succede, lui non ha bisogno di inventario, guardate cosa fa. Lo mettiamo giù qui, per esempio, guardate. C'è la farm automatica. Guardate, lui cosa fa lui? Guardate. Tira su e ripianta. Guardate. Ripianta automaticamente. Tutta la roba la lascia per terra perché quello di legno ce la va a recuperare. E ce la porta tutta dove? Nella chest che gli abbiamo assegnato. Infatti, guardate, ci porta qua il nostro wealth. Ci porta qui il nostro grano. E intanto ce lo ripianta. Quindi non dobbiamo ogni volta farlo noi, ma ci sarà matematicamente sempre un ricircolo. Poi questa qua si riempirà, speriamo, perché noi ne abbiamo veramente bisogno di wet, di grano, e noi andiamo a metterlo qui e continuiamo la nostra farm, perché queste mucche sono veramente affamate. Raga, non ditemi che fa cagare o che fa schifo, perché questa qua è una farm magica, ragazzi, l'abbiamo fatta magica. Guardate, abbiamo chi lavora per noi. Chi non vorrebbe sempre trovare uno che lavora per noi? Non capita mai? Ebbene sì, su Minecraft è possibile. Avete visto che è figata? Perfetto, dai ragazzi, anzi potrei allargare anche la farm, però preferisco di no, lasciamola così che ci basta, tanto è tutto così via, e così via. Vediamo qui intanto come funziona. Qua va che è una meraviglia, non si intasa niente, la roba viene buttata. Ah, una cosa, un utente mi ha scritto che l'ha provata a fare uguale e non gli funziona il discorso delle... Non gli funziona il discorso delle spade. Ho scoperto io perché praticamente succede che le spade di queste bestie qua sono consumate ognuna in maniera diversa. Allora sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipi di consumazione diverse. Cioè quella nuova di pacca, quella che è quasi finita, quella media, quella tanta, quella poco, meno ancora. Ecco, sono tutte così, bisogna metterle tutte, perché altrimenti la spada non lo riconoscerà. E quindi siamo a posto, ragazzi. Guardate quanta roba. Guardate quanta roba. Io mi sa che devo fare già subito l'upgrade delle ossa. Ma questa è una figata. Intanto andiamo a prenderci ancora un po' di esperienza, siccome non... A noi ci manca, guardate che bellezza. Guardate. Dai. Guardate quanta ce n'è, guardate quanta ce n'è. Siamo arrivati a 30. Ok, potremmo già incantare un altro libro. Anzi, lo facciamo subito. E poi dopo vedo da quanto registro, mi preparo quello che ho bisogno di fare o per andare avanti e ritorno. Quindi, allora, prendiamo una pelle. Un foglio. Eccolo qui. No, tre fogli. Ok. Facciamoci un altro libro e andiamo a incantarlo. Andiamo a incantarlo, poi vado a dormire e vediamo. Ok, boom. Efficiency 4, questo è veramente una figata. Allora ragazzi, io vado a dormire, mi sistemo, preparo quello che devo fare, vedo da quanto registro e ritorno. A tra poco. Eccoci tornati ragazzi, finalmente ho visto che registro da un po', ma l'ultima cosa la voglio fare. Come avevo già anticipato negli episodi precedenti, io devo continuare con la mia Industrial Craft qua, continuare a fare i nostri macchinari molto più complessi e lunghi. Però cosa succede? Non voglio fare una puntata a costruirne tre in un colpo e quindi vi dovreste subire me fare crafting tutto il tempo. Voglio fare dividere le cose, mi sto facendo una specie di scaletta, tutto questo per voi. Infatti che cosa ho fatto? Ho fatto il miglioramento in questa puntata della farm, mi sono messo a incantare un paio di libri, ho fatto questa meraviglia
di farm magica e tutto, e adesso ci tocca subire questo momento. Allora ragazzi, io questa crafting è veramente forse la più complessa da quando gioco a questo gioco, quindi subitevela, è difficile. Allora innanzitutto voglio andare a farvi vedere che a noi ci servono un po' di questa roba qui. Allora, se noi andiamo nel plate bending machine, che è la macchina che abbiamo fatto in ultimo episodio, li andiamo a mettere dentro il refinited iron, guardate, boom, ci fa i refinited iron plate. Questa macchina, come lo dice la parola stessa plate, ci fa i plate, semplicemente i plate, e a noi ce ne servono un bel po'. Facciamone per ora 8, dai, non ci interessa per ora 8, sperando, no, vabbè, lasciamola andare, tanto ce ne servono sempre, per ora teniamocene 8, e la facciamo andare in continuazione. E dobbiamo andare a fare il prossimo macchinario, che si chiama Industrial Electrolyzer. Questo qui, ragazzi, è una cosa che è più figa non si può, però è veramente, veramente complicato da craftare. Guardate il crafting. Da-dam, così. Allora, io direi di partire subito. Allora, andiamo subito. La spada, vieni qui. Partiamo subito. Allora, via tu, via tu, via tu, via tu, via tu, via tu. Dobbiamo mettere innanzitutto qua quello che ci serve. Allora, 4 di questi qui intorno. Poi 2 advanced, come cazzo si dice, circuit. Che, mo mi ricordo come si fa. Mi ricordo che c'è lapis. Lapislazzuli, glowstone per farla, mi ricordo, però di preciso come no, mi ricordo. E noi andiamo a vedere, così almeno siamo a posto. Davanti al circuit, sì, vedete che mi ricordo. Facciamo così e ci ricordiamo che bisogna mettere praticamente qui, questo, la redstone intorno e la glowstone sopra. Dov'è la glowstone? Ah, ecco. Ok, ce ne servono 2. Fatto, perfetto, quindi abbiamo fatto anche i 2 electronic circuit advanced, e poi adesso dobbiamo fare questi 3 macchinari, quindi ci serve l'estrattore, quindi ci serve il machine block. Andiamo a farne 3 machine block, ok. Quindi abbiamo detto che l'estrattore si fa machine block così, ok. Quindi a noi ci servono 4 di questi. 1, 2, 3, 4 tritap, perfetto. Messi qui, 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 machine block e electronic circuit. Guardate quanti se ne stanno andando intanto, ragazzi. Non così, ma forse girato. Ok, estrattore. Primo macchinario fatto. Poi, vediamo qua. Electrolyzer, ci serve empty cell, 4 copper cable, ok, perfetto. Allora ecco, sì, ok, perfetto, e poi non mi ricordo cosa devo fare. Allora, ok, machine block mi piace, ok, quindi questo qui, electronic circuit, machine block, adesso non mi ricordo la recipe ancora. Ok, e ci servono le empty cell. Io non mi ricordo come si fanno, forse con la tin. Facciamo una prova. Forse così. Oh, perfetto. Allora, ne facciamo un po'. Ne facciamo un po'. Le andiamo a mettere simpaticamente qui e facciamo l'electrolyzer. Altra figata. E ci siamo già a 2, ci manca l'ultima. Il magnetizer si fa in questa maniera. Allora, machine block, queste qua si fanno così, perfetto. Continuiamo il nostro crafting. Refinited iron messo in questa maniera, guardate cosa ci fa. Ta-da! Iron fence. Abbiamo visto che ci servivano, perché se non sbaglio la recipe era così: iron fence e machine block. Così no, ecco, perfetto, avete visto quanto sono bravo nei crafting? Ah, ok, machine block al centro e fence sopra e sotto. Todo! Magnetizer, l'andiamo a mettere qui e ta-da! Non mi dite che non devo dire ta-da, perché questa era veramente una crafting, secondo me, complicata. Quindi, perfetto, abbiamo l'industrial electrolyzer, l'andiamo a appoggiare giù, questo macchinario mega super galattico figo. Lo andiamo a appoggiare, gli andiamo a dare la corrente, maledetto me,
che mi dimentico sempre il cavo e che sbaglio sempre a centrare il buco. Porca vacca, ok? Andiamo a prendere i nostri cavi di micheleosi qui. Andiamo a prendere i nostri cavi, li prendiamo in mano, andiamo giù e colleghiamo la corrente. Oh, già è buono che non abbiamo sentito nessun tipo di esplosione. Allora ragazzi, l'industria electrolyzer, andiamo a prendere tutto il necessario. A noi servono. Cosa serve? Fatemi ricapitolare. Il lava oxide. Allora ragazzi, io l'ho già cotta perché così almeno mi porto avanti. Praticamente noi lo troviamo nel mondo, eccola qui, bauxite ore. Proprio questa, serve proprio così, semplicemente così. La andiamo a mettere praticamente quella che vi ho appena fatto vedere, la andiamo a mettere nel... Facciamo un po' di questa roba qui, di empty cell. Ne abbiamo ancora, sì, qui. Noi cosa facciamo ragazzi? Andiamo a mettere nel pulverizer, qui, andiamo a mettere nel pulverizer l'oro che vi ho appena fatto vedere bauxite, e si tira polvere, la polvere messa proprio qui in questo macchinario che noi abbiamo fatto. E questo macchinario ragazzi, se vi ricordate, l'abbiamo appena craftato, va fatto grazie a queste rifinite da iron plate, quindi ecco perché vi dico che parte tutto da qui. Il secondo processo da fare è semplicemente mettere la, adesso vedete, guardate come faccio la... Il fail dovrebbe essere la bauxite qui e le empty cell qui. Guardate, parte il processo ragazzi. Questo macchinario qua come minimo deve avere almeno 120 mi sembra EU per tick. Io vi ricordo che questi macchinari ne fanno 20 ognuno, infatti io ho fatto l'upgrade mettendone due ancora. E quindi dovrebbe farcela. No, guardate che non ce la fa. Allora ragazzi, io sto registrando già da tanto, io mi guardo il problema, poi per la prossima puntata lo sistemo, perché guardate che fa fatica. Perché probabilmente qua a noi ci servono un po' di lava. Probabilmente devo fare il collegamento bene sotto, proviamo a vedere se riusciamo a farlo subito qui. Ok, anche tu. Anche tu lì, perfetto. Allora ragazzi, niente, dai, semplicemente questo volevo dirvi, che io praticamente vedete che infatti adesso ce la fa, guardate, avendo fatto partire il geothermal generator lui ce la fa, vedete, e cosa ci fa? Produrrà altre cose fighe che io cosa faccio? Faccio come fanno nelle trasmissioni televisive ragazzi. Lo vediamo nella prossima puntata. Ah no, scusa, sì, esatto, come le SOP, quelle famose che per farti vedere la parte più importante. E io faccio uguale, sono stronzo uguale, quindi ragazzi, niente, allora, nella prossima, poi io intanto ne farò tanta, cercherò di fare con la bauxite e con l'empty cell, tante di quelle, perché noi ragazzi ci servirà come il pane. Quindi niente ragazzi, allora io vi ripeto ancora una volta, fino a stancarvi, che io vi ringrazio a tutti per il supporto, per i consigli, per i complimenti, siete veramente troppo troppo generosi, io vi ringrazio e penso che non possa mai bastare quanto io devo ringraziare per tutto quello che sta girando intorno a questo, diciamo, chiamiamolo movimento, no dai, a questo canale. Grazie a tutto questo, grazie a voi. Ragazzi, qua chiudiamo perché è veramente una cosa assurda. È assurdo. Allora, ragazzi, io vi voglio salutare. Vi ringrazio di nuovo ancora tutti. Penso che per questo episodio possa bastare. Vi invito a tutti a essere attivi sul canale. Partecipi con ogni mezzo in cui voi potete fare questo. Cioè, ve lo ripeto, sì, o lo sapete, dai, lo ripeto, mettere mi piace se vi è piaciuto il video, così io vedo se vi piace la serie, condividere i video, metterli tra i preferiti, commentare, dare consigli, fare video di risposta e tutte queste cose per rendervi attivi sul canale. Quindi io non voglio ulteriormente frantumarvi, vi dico che da Random è tutto, ciao!